Benessi, quindi benvenuti in questo nuovo, siamo qua in questo video per andare un po' di oggi per quanto riguarda la Serie C e oggi diverse notizie. Parliamo solamente di Serie C perché ci sono veramente tante notizie in questo periodo e quindi vabbè, vi ricordo che adesso non so quando pubblicherò questo video, però risale questo video di notizia al 9 luglio perché comunque come avete visto anche dal video diciamo in cui vi spiegavo che adesso in questo momento sono in Calabria, comunque sono comunque in vacanza, non sono comunque in grado di fare video, non ho le possibilità per fare video, quindi comunque questi sono programmati, quindi se le notizie sono comunque passate, vabbè. Comunque, a parte questo, parliamo un po' di Serie C, diverse notizie. E partiamo subito da due squadre comunque interessate ad un giocatore di Serie C, cioè Lecco e Propatria su Okcha. Stiamo parlando comunque di un difensore che quest'anno ha fatto veramente molto bene con la maglia dell'Est, squadra che ha militato nel girone C di Serie D e ha attirato quindi l'interesse di squadre di categoria superiore, quindi Serie C. In questo senso, infatti, Lecco e Propatria sarebbe interessato, comunque giocatore che può assolutamente far bene. Tra l'altro, viene comunque da una stagione comunque positiva, quindi potrebbe comunque arrivare con entusiasmo e dare una mano importante alla squadra, alle squadre comunque in cui andrà, e quindi Lecco e Propatria sarebbero interessate nel tesserarlo, comunque nell'ingaggiarlo. Invece parlando comunque passando dagli interessamenti, dai tesseramenti, passiamo invece a una rescissione, perché Nobile rescinde con la Provercelli, portiere classe 96, che rescinde quindi con la Provercelli, non sarà quindi più il portiere della Provercelli. L'anno scorso comunque ha fatto il secondo, diciamo, anzi il terzo, possiamo anche dire in realtà, di Saro, soprattutto comunque ha giocato come primo. Nobile invece ha giocato un po' come terzo, quindi alla fine un esubero, rescinde il contratto, adesso comunque è attualmente svincolato e può comunque aggregarsi in qualsiasi squadra. A questo punto andrei avanti e continuiamo un po' con una notizia molto vicina all'essere ufficiale in casa Pescara, il Pescara di Otere, che sta quindi comunque iniziando a fare diversi colpi di calcio mercato. Ed è vicino l'arrivo di Pompetti, centrocampista classe 2000, quindi sta per arrivare comunque in quel di Pescara, comunque con un Pescara di Otteri che vorrà sicuramente provare il salto di categoria, anche se ovviamente ci sono diverse squadre che puntano allo stesso obiettivo. Detto questo, si parla di un prestito, ovviamente vi ricordo comunque dall'Inter, centrocampista comunque di proprietà dell'Inter, che negli ultimi anni, se non mi ricordo male, ha giocato alla Caralese in prestito. Non vorrei comunque andare, cioè dire comunque una minchiata, mi sembra gio ha giocato comunque sicuramente in Serie C. Mi sembra la Caralese. Comunque, a parte questo, centrocampista di prospettiva, è un 2000, quindi è un profilo under. Interesserebbe molto al Pescara, che avrebbe chiuso, diciamo, con una formula che è un prestito con, diciamo, in base alle presenze, una valorizzazione. Quindi, dovesse raggiungere tot presenze, comunque verrà dato un premio al Pescara, quindi anche una sorta di conguaglio economico. Comunque, vediamo un po'. A questo punto continuerei però con un'ufficialità in casa Lecco. Lecco che ufficializza l'arrivo di Pissardo, portiere classe 98 che firma quindi con Lecco. Non è stato svelato comunque la durata, ma si dice solamente nel comunicato contratto pluriennale, di più non si sa. È un portiere che comunque arrivò in prestito la scorsa stagione comunque da parte del Pontedera, se non mi ricordo male, arrivò dal Pontedera forse, no dall'Inter, scusate, dall'Inter arrivò in prestito, mi sono confuso con un altro portiere. Comunque fatto sta che arrivò comunque in prestito all'Inter, invece in questo senso in un certo senso riscatta. L'anno scorso fece una grande stagione, comunque un'ottima, grande, comunque una buona stagione con la maglia dell'Lecco, e quindi l'Lecco ha deciso di riscattarlo in vista delle prossime stagioni, quindi sicuramente rinforzo nel reparto portiere di livello. A questo punto però torniamo in casa Pescara, perché arriva un'ufficialità nel reparto offensivo. Infatti De Marchi è un nuovo giocatore del Pescara, attaccante classe 94 che firma con il Pescara, anche qui durata del contratto che non è stata specificata. Arriva comunque dalla Virtus Beckham, in cui comunque negli ultimi anni ha fatto sempre abbastanza bene, giocatore che comunque conosce molto bene la categoria, è comunque un attaccante di livello, è nel pieno della carriera, quindi non è né troppo anziano, se vogliamo, a livello ovviamente calcistico, né troppo giovane, è nel pieno della carriera, potrebbe sicuramente far bene, ed è un rinforzo che ci può assolutamente stare per il reparto offensivo di un Pescara che, come vi dicevo anche prima, punterà al salto di categoria. A questo punto però parliamo anche di un rinnovo in casa Cesena, perché è ufficiale il rinnovo di Maddaloni. Stiamo parlando comunque di un difensore, ok, di un difensore classe 98, non vedevo. Difensore classe 8 che firma un annuale con opzione per il secondo con il Cesena, qui diciamo che questo
Quest'anno comunque l'anno prossimo sarà una sorta di prova per lui e dovesse far bene poi comunque si attiva l'opzione per cui rinnova per un altro anno comunque. È un difensore comunque giovane, è un ruolo sicuramente importante per diciamo tenere anche una sorta di base comunque rispetto all'anno scorso in cui ci si era fatto anche discretamente bene, per un Cesena che ovviamente vorrà migliorare la posizione in classifica. Comunque questo non è il primo rinnovo, non è la prima operazione in caso Cesena perché anche Nardi qualche giorno fa ha rinnovato e comunque anche Maddaloni comunque rinnovo sicuramente ci può stare. Alla fine l'anno scorso ha fatto diverse presenze, giocatore comunque importante all'interno della rosa che viene quindi confermato. A questo punto però parliamo un po' di una notizia in casa Fermana, perché dopo l'allontanamento con l'ex, ormai ex direttore sportivo della Fermana arriva un nuovo direttore sportivo, cioè Scala, direttore sportivo che quindi lascia il Carpi dopo comunque aver avuto un'esperienza al Carpi. Arriva quindi adesso il direttore sportivo della Fermana. Tra l'altro lui in passato è stato team manager del Napoli, quindi comunque ha svolto un ruolo importante all'interno di una società molto molto importante in Italia e di conseguenza comunque stiamo parlando di stiamo parlando comunque no, in realtà sì, proprio al Napoli comunque. Ma a parte questo comunque, tra l'altro proprio la scorsa stagione comunque, ma a parte questo alla Fermana comunque svolgeva il ruolo di direttore sportivo, un direttore sportivo sicuramente di buon livello che punterà comunque a fare una squadra importante per portare la Fermana comunque a lottarsela un po' con tutte e provare comunque ad arrivare alla salvezza. Ripeto, ha esperienza da vendere in altri ruoli perché comunque l'anno scorso come TM del Napoli ha comunque lavorato anche al Bari. Però comunque stiamo parlando di un direttore un po' come Arguri al Cosenza, diciamo che non è che fa di professione direttore sportivo, ha fatto anche diversi ruoli nella sua carriera, diversi altri nella sua carriera, ma che comunque come direttore sportivo può lo stesso far bene. E comunque a questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!